quali sono le opportunità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico? Questo tema è stato recentemente discusso durante l'European Patent Innovation Summit, l'annuale appuntamento co-creato da Novartis con le più importanti realtà della patent advocacy europea, che quest'anno ha visto la presenza di 370 rappresentanti dell'Associazione Europea di Pazienti. EPIS ha offerto l'occasione di confrontare, co-creare un'idea di una progettualità su temi di digital health, cioè che cosa significa digitalizzazione in ambito della salute, con un progetto facilitato da Novartis insieme alle associazioni. Il tema del digitale nella salute è centrale per un nuovo modello di sanità che veda il paziente realmente come un attore. Sono stati affrontati diversi aspetti legati al tema della digitalizzazione, a partire da quali siano i mezzi e gli strumenti più fruibili per il mondo dell'associazionismo e per i pazienti stessi, fino alla volontà o all'interesse di sviluppare competenze nel proprio ambito e progettualità che vadano a incrementare l'uso di strumenti digitali nei propri percorsi e nei propri obiettivi. Il compito di Novartis, leader nel farmaceutico, è proprio quello di partner non solo del mondo delle associazioni pazienti, ma del mondo delle istituzioni, degli specialisti, affinché la digitalizzazione diventi da idea una vera rivoluzione, ma anche un'applicazione pratica che ha come scopo quello di razionalizzare le risorse, avere il paziente al centro e quindi contemporaneamente aumentare e accelerare l'accesso all'innovazione. Un joystick mentale basato sull'intelligenza artificiale trasforma i pensieri relativi al movimento per permettere ai pazienti affetti da distrofie muscolari gravi, tetraplegie, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, di superare gli ostacoli dovuti a disabilità motorie e di comunicazione. Il nome di questo dispositivo medico è Brain Control. Lo presenta il suo ideatore, Pasquale Fedele. Brain Control, la piattaforma che abbiamo sviluppato, ha avuto come prima applicazione la realizzazione di una sorta di joystick mentale. È un medical device che consente a pazienti con gravissime disabilità di controllare tramite appunto degli stimoli cerebrali un computer, un comunicatore, la carrozzina e quant'altro. Pazienti che a causa di patologie come la SLA, quindi patologie neurodegenerative o ischemie cerebrali, traumi da incidenti, si trovano in una condizione di paralisi molto grave che a volte portano anche all'impossibilità di poter comunicare e quindi di interagire in alcun modo, non potendo controllare i muscoli in modo volontario, però cognitivamente integri, quindi il cervello nelle sue piene capacità. E quindi noi tramite dei sensori elettroencefalografici insegniamo a queste persone di poter utilizzare degli stimoli con i quali andare a controllare un comunicatore che consente loro di scrivere, di selezionare delle frasi, delle griglie o delle tastiere virtuali per poter esprimere le loro emozioni, le loro necessità e quant'altro. E già diversi altri in Italia lo stanno fornendo a dei pazienti e adesso ci stiamo muovendo anche all'estero. Intelligenza artificiale e big data applicate alla medicina e alla diagnostica per immagini per predire lo sviluppo delle malattie e definire le terapie più efficaci per ogni paziente. Illustra il futuro di questa frontiera scientifica la radiomica Giuseppe Scotti, neuroradiologo del Centro Diagnostico Italiano. L'intelligenza artificiale è un grandissimo ausilio, non solo e non tanto nell'interpretare le immagini radiologiche nel nostro caso, ma nel metterle insieme, nel combinarle con altri dati clinici del paziente, per esempio quelli di biologia molecolare o di genetica, e si va quindi verso una medicina sempre più personalizzata. Quindi il paziente ne trae beneficio, potendo mettere insieme meglio, in maniera più approfondita, i suoi dati, e i medici devono un po' anche cambiare, non solo imparare a interagire con chi queste metodiche le elabora, cioè matematici, fisici e ingegneri, ma anche abituarsi a lavorare in team per riuscire appunto a
cambiare un po' la mentalità, sempre centrata sul fatto di personalizzare sempre più la medicina, le cure e le prognosi.